Marino, presidente, vieni, vieni. Fate dei sorrisi. Manca Marino, no? È qua, è qua. Manca? Avvicinate, chi si deve avvicinare si avvicini ora. Taglio del nastro per accedere alla fontana del Varratizzo, parco archeologico Policoro. Bravissimo. Nastro tagliato, un applauso, lo fate? La guida della giornata è l'archeologo Martino Iannibelli. Allora Martino, abbiamo tagliato il nastro, siamo nella zona archeologica di Policoro, dove ci stai portando? Allora, andiamo a vedere la fontana monumentale del Varratizzo, raffigurata all'interno del voyage pittoresque dell'abate di Saint-Non, che per primo la raffigura e fa una descrizione all'interno appunto della sua stampa e della sua pubblicazione. Di che epoca è? Allora, è una fontana settecentesca. È una fontana settecentesca che si pone in continuità storica con gli impianti delle fontane che si trovavano in Magna Grecia e nella fattispecie anche all'interno della polis di Eraclea. È questa qui. Questa è la fontana. Non sgorga più acqua. No. Non sgorga più. Rientra nel ciclo delle acque. Sì, dell'antica Eraclea. Si pone in continuità storica e funzionale con quelle che erano i sistemi delle fontane nell'antica polis di Eraclea. Grazie Martino. Prego. Ti lascio il tuo lavoro grazie. Devi illustrare. Continuiamo. Agli ospiti questa. Allora, Martino. Siamo nelle tue. Tiziana, solo qui, solo... Martì, qui. Sì. Proprio qui che si veda. Tiziana, puoi venire 30 secondi? Allora, i colori, siamo con Tiziana Fedele, presidente dei colori dell'anima. Sì. Ci fai vedere la fontana del Varratizzo oggi, una cosa storica. Ebbene, sì, è un'iniziativa, diciamo, nel nostro piccolo simbolica, l'iniziativa tra archeologia e natura, la seconda passeggiata, incentrata tutto su un focus davvero straordinario, quella della fontana monumentale del Varratizzo, con un taglio simbolico insieme alla famiglia Ferrara, che ci ha dato questa straordinaria concessione per rendere fruibile l'area. Perché è proprietà privata, l'area è proprietà privata, sì. Okay. È sita nel parco archeologico, ma è di proprietà della famiglia Ferrara. Grazie Tiziana, grazie, complimenti per le prossime iniziative. Grazie, tanti auguri, grazie. Una bella gigantografia, la fontana ritratta dall'abate di Saint-Non è questa qui. È questa qui, all'interno della Valle del Varratizzo. Il momento in cui l'abate trova questa fontana è sulla strada di Anglora, è sulla strada dell'antica Pandosia, nota già al Saint-Non come Reggia degli Enotri, quindi come una fondazione di età storica. E la peculiarità di questa raffigurazione è in primo luogo che riprende architettonicamente quello che è il monumento che si vede oggi. È un monumento 4,40 m x 4,40 m per 3 metri di altezza, che ha la particolarità di avere, vedete, sulla facciata principale queste tre nicchie che nel corso dei secoli, come dimostra l'iconografia, poi sono state via via murate. Ed era una fontana fondamentale per quelle che erano le attività agropastorali che si facevano all'interno del territorio, ed era un luogo di stallo e di ristoro, quasi un caravanserraglio se fossimo nel deserto, di quelli che erano le mandre che partivano dall'area del castello, dall'area dei casini, e poi, vedete, perfetta continuità storica, arrivavano qui e pascolavano in questi luoghi che sono particolarmente graditi da questo tipo di vacca, mucca podolica, sia per via dell'acqua, sia della freschezza, dell'argillosità del terreno. E l'abate di Saint-Non ci riporta un momento particolare. Lui dice che cerca nel viaggio verso Pandosia l'antica Eraclea e riporta
che Eraclea senza dubbio è la città con meno antichità di queste contrade, riferendosi, immaginate che parte da Napoli, vede Poseidonia Pestum, vede Taranto, riconosce già le 15 tavole, le 15 colonne delle tavole palatine ancora oggi in situ, ma arriva a Policoro in anticipo rispetto alla stagione degli scavi avviata da Dino Adamesteanu. E lui dice che cercando l'antica Pandosia, cercare le rovine di un'altra città, l'antica Pandosia, non avemmo da rimpiangere affatto la fatica a cui ci sobbarcammo nel fare tutte queste ricerche sugli stessi luoghi, per la bellezza del panorama che si offriva ai nostri sguardi, e appunto che poi raffigurerà all'interno delle tavole che finiranno all'interno della sua pubblicazione. La fontana è un bene storico, il decreto è il numero 70 del 26 settembre 2011 ed è tutelata con decreto, attualmente è iscritta nei beni in disuso, nei beni non ormai più valorizzati in un certo modo all'interno degli archivi e dei registri della sovrintendenza, che è anche stata una storia nella storia di questa manifestazione, perché noi mentre preparavamo la manifestazione arriva un architetto della sovrintendenza a cercare appunto le foto della fontana in una fase antecedente alla pulizia, 20 giorni fa, quindi anche voi in autonomia, se cercate la fontana, le notizie, il catasto, il luogo e vi dicendo di questa fontana, trovate tutto sull'archivio della Sovrintendenza delle Belle Arti.